Quante volte avrò percorso queste vie? Mi dà sempre quiete guardare questi colossi immobili che mi osservano. È una sicurezza la loro presenza. Immobili. Guardala, lassù. Ma i colori dove sono andati? Le decorazioni non si leggono più, stinti dal tempo e dall'inquinamento. Più guardo su e più mi accorgo di quanta bellezza risiedeva nella mia cara Treviso. Lei la chiamavano Urbis Picta. Ah, tempi gioiosi. Non sei per colpa nostra, dai. Se stai bombe del 44, cosa che ne podemo adesso se noi vedemo pi que siga fatto danni. Boom. 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 Mamma, che disastro. Perso tutto. Anche l'elegante Casa Noal, la casa dei trevigiani, è ridotta in pezzi. Le sue belle tinte, ocra, verde, rosso, i fiori, i marmi dipinti, la finta tappezzeria, le opere d'arte che conteneva. Come hai fatto a ritirarla su? I che ha fatto? Ma sì. Adesso ricordo, Comisso scriveva del folle di Dio. Chi era? Ah sì, Mario Botter. Era lì, tra le macerie, a recuperar frammenti d'arte. Ma non era solo. Tanti altri trevigiani hanno seguito l'esempio. Addirittura hanno dato vita ad un'associazione di volontari per la ricostruzione dei palazzi. Sarebbe da seguire il loro esempio. Dovremmo prenderci cura del patrimonio artistico, anche adesso. Con mille difficoltà ci sono riusciti nel dopoguerra. Ora stiamo meglio e lasciamo che il degrado vinca contro l'indolenza. Guarda che roba, i casca a tochi. Non si vede più. Io non ci sto. Non ci sto a veder decadere gli affreschi, la storia, la nostra cultura. Dobbiamo salvarli. Sì, possiamo salvarli. Insieme.